Amiche di Uncinetto, bentornate. Sono Fabiana di Fab Croc. Per chi è nuovo del canale, mi presento, sono una crochet designer. Vi insegnerò a fare molti lavori con il nostro passatempo preferito. E infatti qui sul mio canale potete trovare una playlist piena di tutorial per i vostri lavori, e sul mio blog fabcroc.com troverete i PDF da scaricare, le foto, le immagini, gli schemi scritti. Quindi vi suggerisco di passare anche dal mio blog, che trovate poi nella box delle informazioni. Ora cominciamo a lavorare. Allora, oggi faremo un nuovo punto, quindi la nostra scuola di uncinetto aggiunge un nuovo punto molto importante, semplice, ma con le mie indicazioni potrete sicuramente iniziare bene senza dover incappare in errori. Questo punto si chiama V-stitch, o anche punto a V, insomma. È un punto semplicissimo per tantissimi dei nostri lavori, dobbiamo assolutamente conoscerlo. Allora, quindi partiamo con le indicazioni principali, quindi numero di catenelle, come fare la prima riga, la seconda riga, e come sempre poi dopo continuerete il vostro lavoro in autonomia. Sicuramente non avrete nessun tipo di problema. Quindi partiamo. Allora, per questo tutorial prendo in mano questo bellissimo filato per bambini, ve lo presento anche se non ha bisogno di presentazioni perché ve ne ho parlato in un video dedicato, ve lo linko. Anchor Baby Pure Cotton è un cotone ovviamente per bambini, naturale, non mercerizzato, colori non chimici, lavabilissimo e quindi consigliatissimo. Lavorabile con un piccolo uncinetto da 3. Quindi ora cominciamo con questo punto, con il V-stitch, che poi ce lo portiamo dietro perché il prossimo tutorial useremo questo punto per farci qualche cosa, un capo di abbigliamento per noi. Questo colore è, ve lo dico per dovere di cronaca, è il 180, è un bellissimo rosso corallo. Ok, cominciamo allora a montare le nostre catenelle, che devono essere un numero multiplo di 3 più 2. Per fare questo tutorial quindi monterò 30 catenelle, quindi sono multipli di 3, più 2, totale 32. Per farvi vedere bene, questo è il colore, se siete interessati, il colore 180, questo rosso corallo aranciato. Montiamo quindi il cappietto, ci sono vari modi per fare il cappietto, se avete problemi ci sono i tutorial per principianti sul mio canale, cappietto e catenelle, e poi cominciamo a montare le nostre catenelle. Fino ad arrivare a 32. 30, 31, 32. Queste due catenelle, che sono quelle di alzata, contano come maglia alta. Ora, nella terza catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2 e 3, comincio a fare la prima maglia alta. Quindi ho fatto la maglia alta, queste sono le due catenelle che ho lasciato e contano come maglia alta, quindi già ne ho due. Ora cosa devo fare? Una catenella in questo modo e una maglia alta nello stesso spazio, così da formare la prima V. Poi, ora salto una catenella sottostante, vado nella successiva e faccio esattamente quello che ho già fatto, un gruppo di V. Quindi guardate bene, questa la salto, questa entra e faccio una maglia alta,
una catenella di nuovo e una maglia alta nello stesso spazio. Due V e uno spazio nel centro. Di nuovo salto una, quindi salto questa, vado qua, però prima carico per fare la maglia alta, carico, entro e faccio la maglia alta, la catenella volante e l'altra maglia alta nello stesso spazio. Continuo così, continuo e ci vediamo alla fine del primo giro. Ora siamo arrivati allora all'ultima V da fare. Guardate bene perché questo è un passaggio fondamentale per non fare errori poi successivi. Quindi il primo giro è importantissimo. Questa è la penultima V. Ora salto 1, faccio l'ultima V. Così, eccola qua, per finire senza saltare avremo una catenella rimanente e basta, devo fare una maglia alta esattamente accanto alla V, mi raccomando dovrà sempre finire così il primo giro, altrimenti c'è qualcosa che non va in numero di catenelle o in qualcosa che avete saltato o non saltato. A questo punto abbiamo tutte le nostre V, ora le contiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sono 15 V. Quindi ricordate la metà delle catenelle che abbiamo fatto, quindi 30 catenelle più 3, scusate, più 2, formano 15 V, una maglia alta formata dalle due catenelle all'inizio e una maglia alta invece fatta alla fine. Ecco, spero di essere stata chiara, è molto importante. Poi facciamo il secondo giro, 2 catenelle per alzarsi, che saranno anche questa una maglia alta, e poi d'ora in poi sarà semplicissimo andare avanti perché dobbiamo fare le V all'interno di questi spazi che si sono creati con la catenella, quindi non dovremo più contare ma andare veramente in libertà perché dobbiamo fare le V qui nello spazio semplicemente. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta, sempre in questo spazio, prima V corrispondente. Ora andiamo avanti nella seconda V, vedete questo no perché è lo spazio fra le due V, qui dentro, e facciamo la seconda V. Allora si lavora molto molto bene perché quando si lavora negli spazi è molto più semplice rispetto alle catenelle, quindi è un lavoro che ci possiamo anche portare in giro tranquillamente. Quindi questa mi raccomando no, lo spazio di V, e avremo altrettante, quindi 15 V nel secondo giro. Ora arriviamo in fondo, vi faccio vedere come terminare sempre i prossimi giri. Concludiamo allora facendo l'ultima V nella V precedente in questo modo, e poi per avere il lavoro pulito lateralmente dobbiamo fare una maglia alta finale e praticamente sulle due catenelle che nel primo giro avevamo lasciato all'inizio. Ecco qua. Ora si continua con 2 catenelle, giro e di nuovo la V in questo modo. Semplice, no? Allora, che cosa possiamo fare con questo punto? Vi chiederete. Allora, essendo un punto traforato,
sicuramente dei capi estivi, oppure con delle lane grandi possiamo fare anche delle sciarpe, diciamo, semicoprenti, ecco, però è un punto molto molto bello, semplice da fare e veloce. Come potete vedere, abbiamo già fatto 3 giri in pochissimo tempo. Ora, come vi dicevo all'inizio del tutorial, ora a questo punto, una volta che l'avrete imparato, ma sicuramente farete molto presto, lo useremo per fare un capo d'abbigliamento. Ok? Quindi è solo un arrivederci. Allora, quindi ciao e al prossimo video.